di più. No, alla fine sono abbastanza soddisfatto. Era una partita che temevo. E col sorriso vi dico che abbiamo già fatto un passo avanti rispetto all'anno scorso, che abbiamo preso un punto con Tedera, l'anno scorso abbiamo preso 0 in 2 partite. Ero curioso di capire come stava la squadra e come poteva reagire a tutto quello che è passato, ma prima di tutto alla prima di campionato, dopo tanto tempo che non giocava una partita ufficiale. Quindi credo che la squadra sia partita bene, ha fatto bene i primi 20-25 minuti, ha anche creato delle occasioni, dei presupposti secondo me importanti per far gol. Poi ci hanno fischiato il rigore contro, che devo rivedere con molta attenzione. Probabilmente la squadra ne ha risentito, un pochino si è spaventata e non abbiamo finito benissimo il primo tempo, come secondo me potevamo fare meglio l'inizio del secondo tempo. Poi la squadra è cresciuta. Una cosa importante che ho visto è la voglia di vincere, la voglia di provare a portare a casa il risultato. E trovo che sarebbe stata una beffa se avessimo preso gol sulla traversa. Vanno fatti i complimenti a Pontedera perché, come sempre, le squadre che vengono a giocare qua ci mettono tanta voglia, tanto entusiasmo. Probabilmente questa è una cosa normale, una cosa da aspettarsi. Ha coperto bene gli spazi. Abbiamo fatto fatica in alcuni momenti della partita a trovare delle soluzioni per giocare in avanti, forse qualche giocata la potevamo forzare un po' di più, però un altro lato che trovo importantissimo per come ragioniamo noi è che chi è entrato dalla panchina ha dato un grande contributo, ha dato vivacità alla squadra, sono entrati tutti bene, con lo spirito giusto, l'ultimo Cianci che è entrato a 6-7 minuti alla fine del campionato. Valutando tutto, sono abbastanza soddisfatto. Chiaro che questa è una squadra che ha, credo, margine di miglioramento e che deve crescere, crescere in consapevolezza, crescere in qualità, crescere nel muovere più velocemente la palla, soprattutto con i difensori dietro, però forse mi aspettavo addirittura qualcosa in meno, quindi sono contento. Io, per me, è la prima sera. Vado a casa stanco ma felice perché abbiamo cominciato il nostro campionato e mentalmente rientro nei panni del mister e martedì ricominciamo a preparare una partita che è quella di domenica. Insomma, dimenticare e mettere da parte tutto quello che è successo non sarà Ve facile. l'ho detto in conferenza pre-gara, io avevo smesso di pensarci già da tempo, non vedevo l'ora che ci dessero un avversario da affrontare, per cui io l'ho già dimenticato, la rabbia piano piano va smaltita, bisogna trasformarla in forza e voglia di crescere e di migliorarsi. Poi, come vi dicevo l'anno scorso, e vi dico ad oggi anche questo, io non credo che ci debbano essere delle aspettative particolari, questa è una squadra che va lasciata giocare, va lasciata crescere. Va lasciata, se succederà, perché tanto succederà qualche volta, inciampare, ma credo che sia giusto dare fiducia. Probabilmente è inutile dirlo e ringraziare quello che ha fatto la società tutti questi giorni. Parato, Fortini è stato molto bravo perché non era facile, non è mai facile parare a rigore, ma magari conosceva meglio di noi il suo avversario, perché ha giocato l'anno scorso insieme. È stato freddo, è bravo, si è mosso all'ultimo, ha parato. I campionati all'inizio, tutte le squadre, ecco, buona parte delle squadre che si sono attrezzate per far bene puntano ai primi posti e qualcuno lotta per la salvezza. Poi le dinamiche di un campionato si sciolgono via via durante le giornate. Quindi ad oggi non so risponderti a questa domanda. Ci sono delle squadre potenzialmente forti, ci sono delle squadre che magari giocheranno per salvarsi l'ultima giornata, però. Ripeto, nel nostro modo di pensare, intendo mio, dello staff e della squadra, non andiamo oltre alla giornata di oggi e quella della prossima settimana.